Oggi viene presentato questo importante appuntamento che si terrà a Pescara il 24 novembre, questa conferenza programmatica. Di cosa si tratta, Presidente? Si tratta di parlare dei problemi delle persone, dei temi che interessano agli abruzzesi, del programma che chi vuole andare a governare questa regione deve presentare agli elettori e soprattutto si tratta di riportare la discussione su un tema che interessa i cittadini abruzzesi, e cioè cosa si vuol fare, non soltanto chi le deve fare queste cose. Quindi dalle sue parole si evince che a questo punto la candidatura di Giovanni Legnini a presidente, candidato presidente del centro-sinistra, sia praticamente cosa fatta. No. Manca solo l'ufficialità o no? No, la candidatura di Giovanni Legnini avverrà, se ci sarà, all'esito di questo percorso che lui sta facendo, rispetto al quale ovviamente i movimenti politici di centrosinistra hanno assolutamente aderito. È evidente che non è una coalizione di centrosinistra allargata, è altro, in cui però c'è anche un pezzo importante del centrosinistra, un pezzo importante costituito anche dal Partito Democratico. Ci sono poi altre situazioni che si stanno valutando, che lui sta valutando e che spetta a lui. Credo che la sua decisione, in un senso o nell'altro, arriverà a stretto giro, quindi credo la prossima settimana, sicuramente dopo aver discusso anche con altre situazioni che sono in corso. A me quello che mi preme però è che ci sia davvero un rinnovamento nei metodi, nelle persone e non soltanto nelle sigle, perché vedo un sacco di sigle che vanno in giro, però alla fine le persone sono sempre quelle.